andiamo avanti con la testimonianza adesso di Monica Dora. Monica Dora che fa parte di una cooperativa che gestisce un centro per la famiglia nel distretto sanitario di San Guri, un distretto per la famiglia etero, famiglia uomo. Sentiamo la testimonianza comunque che abbiamo di Monica Dora. Il centro per la famiglia del distretto di San Guri si fonda su un principio che è inutilista e non esclusivista, nel senso che all'interno del nostro servizio può fare accesso qualsiasi individuo, qualsiasi coppia, qualsiasi gruppo familiare, senza che questo sia sottoposto a giudizio o sia, diciamo, che a questo sia chiuso un qualsiasi tipo di intervento. All'interno del servizio abbiamo sia gli psicologi, psicoterapeuti, che assistenti sociali, che mediatori familiari. All'interno del servizio lavoro sia come coordinatore che come mediatore familiare e sistemico. All'interno del nostro servizio specifico, quindi di mediazione familiare, fanno accesso oltre alle famiglie, le coppie in via di separazione oppure famiglie che stanno andando verso il divorzio, quindi sono da separato ma di questo tempo, fanno accesso anche altre tipologie di gruppi, di sistemi familiari, fratelli che magari hanno dei conflitti, madre e figlio, magari hanno figlia, magari hanno dei problemi, oppure hanno fatto accesso per esempio a una coppia di gay e di omosessuali con una situazione anche particolare, perché una delle due andava incontro a un cambiamento di sesso. Quindi comunque ci siamo trovati a dover gestire una tipologia di interventi abbastanza variegati. Questo appunto perché il nostro principio, le nostre linee guida, diciamo, si fondano tutto su, diceva all'inizio, su un principio inclusivista e non esclusivista, nel senso che possono essere affrontati in maniera uguale, rispettando poi alla fine quelle che sono i principi dell'individuo, ogni tipologia di problematica. E all'interno del nostro servizio il collega, diciamo, si lavora oltre che come assistente sociale anche come mediatore, e il confronto costante con Paolo, con gli altri colleghi, è sempre fondamentale. Questo perché appunto il confronto tra le diversità, tra le professionalità e tra le diversità è sempre diciamo auspicabile per andare verso una crescita e un cambiamento. Io non voglio rubare molto tempo perché comunque voglio lasciare parola ai relatori. Vi saluto. Grazie. Saluti invece di Massimo Meller, dei nostri cuginetti anziani.
No, perché sono da 20 anni che fanno attivismo, per 10, per quello. Si chissà, sarebbe. Diciamo come famiglie, e che
un problema più grande per noi magari più che l'adozione esterna è l'adozione interna, cioè permettere alla nostra partner di adottare il nostro figlio, così come riconoscere ai bambini che abbiamo nelle nostre famiglie dei diritti, una regolamentazione che permetta di davvero di essere, di sentirsi all'interno di una famiglia con diritti riconosciuti. Le altre motivazioni che ormai vengono utilizzate di meno sarebbe quello che il riconoscimento delle famiglie omosessuali minerebbe la famiglia tradizionale, ma in realtà la famiglia tradizionale si è minata già da sola, perché ormai secondo i dati ISTAT rappresenta il 36% del totale, quindi in realtà è una minoranza, e la maggioranza delle famiglie oggi sono formate da le cosiddette nuove forme familiari, che così nuove non sono, ormai sono la maggioranza della nostra società. L'altra motivazione sarebbe, che forse mi sembra di sentirla anche prima, che la nostra Costituzione, l'articolo 29, riconoscerebbe solamente la famiglia naturale formata da un uomo e una donna. In realtà l'articolo 29 non parla di famiglia naturale, ma parla di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e intendendo per società naturale quella naturale propensione alla socialità che insita in ogni essere umano, che cerca di mettersi insieme da tre esseri umani per condividere dei progetti di vita, delle responsabilità, eccetera. Quindi la Costituzione dice tutto tranne che la famiglia è formata naturalmente da un uomo e una donna. Il problema è l'estensione del matrimonio, perché se la famiglia è fondata sul matrimonio, se il matrimonio è limitato solamente alle coppie eterosessuali, da qui viene che riconosce semplicemente la famiglia eterosessuale. Ma questo è un problema di codice civile, non di Costituzione. Noi da anni rivendichiamo pari diritti, ma non semplicemente pari diritti, perché oltre all'estensione del matrimonio noi rivendichiamo anche il riconoscimento delle coppie di fatto, perché questo vale anche per le coppie transessuali, che oggi in realtà sono in gran parte normate dalla giurisprudenza, ma che con una legge quadro che ne regoli i diritti e i doveri sarebbero insomma facilitate anche loro, nelle coppie, le coppie omosessuali. Ma oltre alla rivendicazione, oltre al riconoscimento sul piano giuridico, che non è abbastanza, è necessario anche preparare la società per accogliere queste, chiamiamole, nuove forme familiari. Da qui viene quell'opera di informazione e sensibilizzazione che adesso si sta piano piano cominciando a fare sia nelle scuole che nella società, e io credo che proprio un momento come questo, come questo seminario organizzato dall'ARC, che è diretto diciamo ai formatori, comunque agli ordini professionali, sono dei momenti importanti, perché formano le persone proprio a creare una società accogliente e includente di tutte le forme familiari nel momento in cui queste forme verranno riconosciute. Quindi io concludo il mio intervento e spero che momenti come questo di formazione, ce ne saranno tanti altri, sia a Cagliari che tutta la Sardegna. Grazie. Ringrazio chi è stato qui con me.